Benvenuti a Panorami. Come funziona il post-lockdown nei paesi degli altri, nel resto dell'Unione Europea? Un esempio da osservare è sicuramente quello francese, perché Macron ha recentemente fatto un altro dei suoi discorsi seguitissimi, il più seguito dopo il discorso della metà di marzo, in cui venne per l'appunto stabilito e proclamato il lockdown, in cui ha tracciato le tappe per il ritorno alla normalità dei francesi. E la Francia è da ieri riaperta. Riaperta ad ogni livello, comprese le scuole e le università, che poi dal 22 di giugno riprenderanno completamente la normalità e in qualche modo i ritmi consueti che caratterizzavano la fase precedente la quarantena. Nel corso di questo discorso, Macron, che cerca di riproporsi come uno dei vertici del riformismo europeo e rinsalda fortemente l'asse con la Germania, ha indicato anche una serie di assi fondamentali per la sua politica futura e soprattutto per il rilancio della Francia. E poi Macron, lo stesso presidente della République française, che nel corso delle settimane del lockdown non aveva goduto della stessa popolarità di altri capi di Stato. Un caso curioso, nel senso che la blindatura dei governi e quindi la crescita dei consensi è stata quasi automatica in relazione alla fase molto difficile della quarantena, perché secondo una legge non scritta, ma assolutamente scientifica della politica, nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di tempesta, l'equipaggio, cioè tutti noi e la popolazione, ci attacchiamo con grande forza, ci aggrappiamo letteralmente a quei punti di riferimento incarnati dalle autorità e dalle istituzioni. Non era successo a Macron perché la situazione di insorgenza francese, la situazione di rivolta sociale, quella che si è espressa attraverso i gilet gialli, ha consegnato e trasferito la sua eredità anche all'interno della fase del lockdown. Ma in questo caso bisogna guardare a Macron e al tentativo di rilancio del macronismo con grande attenzione, perché gli elementi fondamentali del riformismo sono rimessi in campo. Da un lato Macron annuncia uno sforzo straordinario, 500 miliardi immessi all'interno del circuito economico, innanzitutto per quelle filiere come il turismo e la cultura, insieme alla grande industria, al commercio e all'artigianato, che nel caso di altri paesi, pensiamo anche purtroppo all'Italia, non sono stati esattamente al centro dell'attenzione. In questo caso invece la volontà di Macron di rifinanziare e sostenere una serie di attività economiche fortemente penalizzate dalla fase della chiusura, evidentemente anche un segnale politico rispetto a quelle constituencies e a quei bacini sociali da cui proveniva con maggiore forza la contestazione dei gilet gialli e più in generale di un ceto medio che si sente impoverito, giustamente, e che nel corso del lockdown ha rischiato fortemente e sta rischiando fortissimamente di pagare il prezzo più alto non avendo un reddito fisso e un reddito garantito. Poi c'è l'asse con la signora Merkel, nel senso che Macron, fedele all'idea del direttorio franco-tedesco, ribadisce una volontà di riforma delle istituzioni dell'Unione Europea in abbinata, obbligata da molti punti di vista, con la Germania. E bisogna guardare a questo gruppo di testa con grande interesse, ma anche con la volontà italiana di cercare di stare molto agganciati a quel gruppo di testa e di cercare per l'appunto di dire la propria anche in relazione al Recovery Fund, perché Macron ha rilanciato la sfida nei confronti dei cosiddetti paesi frugali, quei paesi del nord e del centro Europa che invece resistono maggiormente all'idea della messa in comune del debito. E a questo proposito Macron ha per l'appunto detto che serve un noi, non una somma di singoli io, e che il noi, a partire innanzitutto dalla mutualizzazione del debito, rappresenta una sfida importante per pensare ad un'Europa diversa che possa dire la propria all'interno di un contesto internazionale e geopolitico globale sempre più sconvolto. Per il resto, ottimismo, pur invitando a non abbassare la guardia, e l'idea che la Francia tornerà ad essere o che debba tornare ad essere un attore fondamentale sul proscenio europeo e per l'appunto non soltanto su quello continentale. E così l'idea di un ritorno alla normalità e di una difesa dei valori francesi, compresa la ferma volontà di opporsi a qualunque abbattimento delle statue, come sta avvenendo da un angolo all'altro del villaggio globale, pur condannando le violenze della polizia e pur chiedendo massimo rispetto della legalità e contrasto del razzismo, è un altro modo di dire che la Francia è in campo e a quell'idea della Francia, che è fatta spesso di azioni oltre che di parole, bisogna guardare con grande interesse, anzi con rinnovato interesse, proprio dopo il discorso di Macron.